Ci siamo? Siamo Ok, d'accordo su siamo questa d'accordo. munizione? Sì, C'è il giallo? Siamo tutti. assolutamente No? sì. In questo No, caso il giocatore cioè, non diciamo voleva sì. far male, perché se avesse voluto far male era rosso diretto. È un intervento scomposto, Giallo, perfetto. Primo giallo no? della partita Primo giallo della contro la partita. Juve. Passano Sì. due No, minuti, a favore. A questo. favore della Juve, scusa. Passano 2 minuti, sta No, era scappando già a stato Samoa, punito. Maresca estrae il secondo giallo per Bastien che trattiene per la maglia il giocatore. Sì, tutto a posto, io ci Giusto? sto, io No, fin qua ci diciamo. sto. Diamo Ci stiamo. l'unico aggettivo che ci vuole per Bastien, un imbecille. Ecco, Un Bastien con tre. per usare un francesismo, no? Renato ha visto che abbiamo usato questa locuzione forbita No, per dire ma sono anche perché erano giovane. passati 40 secondi. Da quando dopo Comunque, 40 siamo secondi. d'accordo nel dire che questi due gialli sono sacrosanti ed Sì, esclusione. hanno assolutamente detto sì. qua a Napoli a Bastien. Lo so, immagino, non oso, non ripetiamolo, ma credo No. di intuirlo. Basta che non si No, dica che l'avevi detto bisognava voi. avere un po' di Ah. buon senso perché c'era un giallo un minuto prima, perché ho sentito dire anche No, questo. non Poi fare nel calcio va bene non tutto. facciamo No, no, così, questa situazione diciamo. è corretta. Passato un minuto dal Attenzione, primo passato un giallo al minuto. Possono secondo. passare anche 3 secondi o ne possono Ci passare mancherebbe, perché lo 50. dice il regolamento, Esatto. non il Ma la buon senso. gravità del comportamento del giocatore sta che non ha recepito il fatto che soltanto pochi secondi prima è stato Quindi se ammonito. l'è cercata, Si è per cercata, dire. O fossi il certo. presidente lo multerei Allora, anche quel attenzione mio adesso alla giocatore. prossima sequenza, perché. Ragazzo, Prego, è un ragazzo, è certo. Allora, adesso vi faccio vedere l'episodio, l'opinione di Maran e poi cosa dice il regolamento. 62esimo, cacciatore, resta a terra dopo un contatto con Samoa. Ok, ci in siamo? area. Vuoi In area. rigore qui? Rimane a No. terra in area. Maresca, l'azione poi prosegue, va dall'altra parte. Si è fatto male alla schiena, non si è fatto male alla testa. E poi questo è un dettaglio Schiena, importante. non testa. Maresca autorizza l'ingresso in campo dei sanitari del Chievo e fa uscire il giocatore dal campo. Lo vedete? No, Lo aspetta. fa uscire dal campo. Lui protesta, ma protesta in maniera un po' particolare. Ci ricorda Mourinho. È stato ribattezzato, L'arbitro non lo no? vede. L'arbitro non lo vede, gli viene segnalata la cosa probabilmente dal segnaline. Il gesto è irrispettoso e si piglia il cartellino rosso. Cacciatore è quel giocatore che era morto in area di rigore, Certo, che invece, mentre certo, vengono chiamati i sanitari ad entrare, autorizzati ad entrare, certo. E risuscita, torna non dall'altra essendo parte. Fa Pasqua, due volte il no? gesto delle manette, Risuscita. prima in un Lazzaro. senso e poi Cioè, nell'altro. si chiama Prima di cacciatore entrare nel Lazzaro. dettaglio, avete capito la dinamica di cosa è successo? Sì, però Ok? hai saltato un No, pezzettino. ho Quale saltato proprio pezzettato niente. della scarpa Guarda, poi scartato? questa è un'immagine importante. Vi faccio ascoltare Maran. L'allenatore del Chievo, in conferenza stampa, dice questo. Ascoltatelo bene. Ma il rosso cacciatore probabilmente, no, senza probabilmente, lui ha sbagliato a fare quel gesto perché poi ci ha lasciato anche il 9. Nasce però da una situazione dove siamo stati, secondo me, penalizzati perché il giocatore non doveva uscire dal campo e non è giusto che il direttore scelga di farlo uscire quando i sanitari non sono mai entrati, sono entrati 10 metri e si sono spostati. Non sono mai arrivati a curarlo, a dargli assistenza. Lui per regolamento lui non doveva uscire. Sì. Per cui questo ci ha fatto arrabbiare, poi lui ha sbagliato. Con tutto il rispetto per Maran, eccellente allenatore, la cosa più grave di tutti è che un addetto ai lavori non conosca il regolamento. Il regolamento è di una chiarezza assoluta e totale. Noi l'abbiamo messo in grafica così anche voi da casa potete farvi un'idea. Il regolamento del gioco del calcio, la regola numero 5, la potete leggere, la potete trovare in rete, la potete prendere veramente dove volete, dove preferite. L'articolo 5 dice: se l'arbitro ha autorizzato i sanitari e/o i barellieri ad entrare sul terreno di gioco, sottolineo, ha autorizzato ad entrare, il giocatore deve uscire dal terreno di gioco in barella oppure a piedi. Se un calciatore si rifiuta, deve essere ammonito per comportamento antisportivo. Maran non conosce il regolamento. Non importa se i sanitari vanno o non vanno a soccorrere il cacciatore. Nel momento in cui l'arbitro autorizza ad Ma entrare, Ed entrano per ma la 10 norma, metri, anche solo ma 10 anche non metri? Sì, entrassero, ma come ha detto no? lui, sono entrati No, solo per 10 metri, ma non hai visto quindi li ha visti? quel fermo La immagine che ci ha norma. proposto la nostra regia? Mamma Sono mia. i medici del Chievo che entrano in campo. Non importa se raggiungono o non raggiungono Sono stati cacciatore. autorizzati. La cosa Ma è proprio questo il passaggio? particolare è che lo stesso Maran va a far polemica
purtroppo mi viene da dire, non conoscendo lui, ha detto certo. I lavori, il regolamento. Un attenuante c'è. Scusa, no, però io scusami. Voglio salire più a monte, Francesco, no, perché no, no, voglio salire più a monte, perché dai, tu sali. Quando, allora, tu, la ripartenza di Cacciatore è stato atterrato in aria, giusto? Sì. È stato atterrato in aria. Perché lì non è intervenuta la VAR? Lì era rigore. Per, ma lì che era, rigore lì che ha calciato di testa, ma che rigore, lì ma non rigore. Si lamenta neanche Maran del rigore. Ma, no, ma lì era rigore. Ma non scherzare, ma parliamo di calcio, non parliamo ma d'altro. Ma che mi urli addosso, tu hai un brutto vizio, Paolino, che quando non sono d'accordo con te ti metti ad urlare. Non è che tu urli e mi fai cambiare idea. Ma io non ti voglio far cambiare idea, uno non urlo. Per te questo è rigore. L'episodio di ieri l'hanno vista tutta Italia e non si sono lamentati solo i tifosi del Napoli. Di questo episodio si sono lamentati tutti cioè, i tifosi e gli amanti contrasto... del calcio, non solamente i tifosi del Senti, Napoli. Senti, le politiche il contatto stanno iniziando tra Zamo e Cacciatore da rigore, secondo te quello? Per me era da rigore, per me è stato atterrato in aria, su una ripartenza del giocatore, è stato atterrato, lì era rigore, al di là del fatto che... Ma tu hai le visioni? No, vabbè. Hai le visioni? Cioè, parliamo di calcio, il regolamento bisogna applicarlo. In il giocatore caccia in aria. Perché la VAR lì non è intervenuta? Perché? Ditemi perché. Perché allora, ha colpito il pallone. Ma l'hai visto oggi Interspal quanti contatti ci sono nel mondo del calcio? Ma guarda te che proprio in questa partita, ma se, in questo ma se hai queste paure per perdere lo scudetto non ti basta. Non è una paura. Non ti basta non il bel gioco. Fatemi non è questione di alzare la voce anche meno, Renato e dire sciocchezze davanti alla gente. Sia sul gesto di calciatore che qualcuno ti creda. Non è rigore. Per Renato non è rigore questo, rigore. No, ma al di là del rigore non il problema rigore. Come giustamente no. detto sul Renato sul regolamento. Sostiene che non è rigore, quindi Marica c'è un tuo sì, per me era rigore. Per me era un tiro da tre da fuori area. Però al di là del fatto che Maresca ha fatto continuare l'azione. Certo, quando vedi un giocatore per terra che è stato atterrato in aria, ha fatto continuare l'azione e poi dopo sei tornato sui tuoi passi non e sei andato a Lo spiego io allora. Perché il giocatore che avrebbe dovuto già essere ammonito per comportamento antisportivo, l'arbitro autorizza l'ingresso in campo, no? Con la Juve che deve battere il calcio d'angolo. Quindi fa fermare l'azione. Qui lui colpisce di testa, la palla finisce fuori e fa la sceneggiata alla napoletana. Poi si continua a giocare. Contro la Juve sono tutte sceneggiate secondo te? No, tutte ti sto dicendo che si riparte. Non si lamenta neanche Cacciatori, per favore. Se no telefona. È Cacciatore, non Cacciatore. Sì, può essere esatto. Cacciatore di livello. Di gioco, Mario, okay. Questo, non si riprende l'arbitro, concede il calcio d'angolo alla Juventus. Nessuno del Chievo Verona si lamenta del calcio di rigore con quelle visioni che hai solo tu e qualcun altro in Italia. Okay. No? A quel punto il gioco è fermo. La Juve ritarda anche a riprendere, ok? Come mai è in piedi il giocatore a metà campo? Ecco il motivo per cui i sanitari non arrivano da lui. Perché va a centrocampo se era morto? No. Perché non si lamenta del calcio di rigore che dici tu? Perché non esce che non conosce neanche lui il regolamento? Ma smettetela di dire cose ridicole. Non è come si dicono le cose. Infatti, e le stronzate che dite. Tutti. Ma senti, a parte che devi abbassare i toni, perché mi sembra che sei troppo agitato. Mi sembra che è agitato. Che tu non sei il Papa, hai capito? Io non sono il Papa, ma ho detto il regolamento. Ok? Impara il gioco del calcio. Impara prima il regolamento. Prima di parlare. Entrambi, quindi per cortesia chiudete i microfoni, a me queste cose non piacciono, ve lo dico adesso, non ve lo ripeto più, se avete da ridire qualcosa ve le chiarite per i fatti vostri, finché siamo in trasmissione e in diretta i termini ve li tenete per voi e abbassate molto molto i toni ragazzi, abbassate cortesemente. I toni, abbassate i toni entrambi per cortesia, avete già, per cortesia, avete già travalicato, ok, basta, lo ripeto per l'ultima volta, basta così, grazie. Paolo. Dicevamo prima, è vero che Maran non conosce, l'autorizzazione è sufficiente di per sé a portare il giocatore a dover uscire, non è importante che sia entrato per un metro, per 100 metri o che abbiano soccorso il giocatore, autorizzare significa semplicemente fare un cenno nei confronti dei sanitari per entrare in campo, fossero entrati o non fossero entrati è indifferente, sono entrati per 10 metri non ha importanza, quello che è fondamentale è che il regolamento è stato applicato. Un'altra cosa volevo dire, mi è sembrato che l'arbitro avesse voluto non vedere quel gesto iniziale
quel gesto iniziale. Si è girato, però a volte molti si giravano dall'altra parte per non acuire e appesantire. Successivamente, quando ha visto ovviamente che veniva richiamato dal collega, non poteva esimersi dall'espellerlo. Espulsione ineccepibile. Va bene, ci separiamo due minuti, diamo la linea alla regia, ci sarà un cambio in cabina perché Filippo va a fare l'ospite dopo questo Spalinter ed è pronto a entrare Federico Bertone che ci racconterà Napoli-Bologna. Dopo due minuti siamo di nuovo insieme. A fare qualcos'altro. Eccoci qui, di nuovo insieme, tutto pronto anche per questo pomeriggio. Intanto, visto che abbiamo ancora un paio di minuti di tempo, approfittiamo, andiamo a vedere le immagini salienti dei gol di ieri. Partiamo da Sassuolo-Atalanta perché l'Atalanta si è ripresa dopo l'ultima sconfitta in casa con il Napoli, è andata a vincere a Reggio Emilia, campo che le porta bene perché è stato il teatro dell'impresa in Europa League. Il vantaggio dell'Atalanta con Masiello che segna, complice ovviamente la paperissima di Consigli che va a farfalle, il portiere del Sassuolo non trova il pallone, Masiello mette la palla in rete. Raddoppio nella ripresa dopo un gol annullato a Cristante, lo stesso Cristante gira in rete di destro per il gol del 2-0. I gol poi diventeranno tre nel finale con Freuler che approfitta di questo batti ribatti. Consigli è ancora fuori dei pali perché è lui a smanacciare il pallone. A porta vuota Freuler mette la palla in rete con VAR che interviene per la posizione di ostruzione possibile di Petagna. Per l'arbitro invece è tutto regolare. 3-0 Atalanta e quindi la marcia riprende per gli uomini di Gasperini. Abbiamo visto la moviola di Chievo-Juve, vediamo anche i gol di questa sfida. La Juventus ha sofferto non poco con il Chievo in 9. La Juventus trova il vantaggio con Khedira, giocatore che si sta rivelando sempre molto 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 prezioso. Tra un attimo vedremo le immagini dei gol. Eccolo qui Khedira che scarica in rete il suo destro a battere Sorrentino. Partita a questo punto ovviamente in discesa per la Juventus che poi nel finale trova anche il raddoppio con Gonzalo Higuaín che dopo 6 partite, Antonio, ritrova sì, 706 minuti. La gioia del gol, il gol che chiude definitivamente la gara. Juve che vince 2-0. Juve poco brillante anche a causa di un richiamo atletico magari fatto durante la sosta, Antonio? Io penso un po' di sì. La Juve non è brillantissima, non è la sua caratteristica principale, lo diciamo subito, no? E sta caricando con la pausa, l'abbiamo visto anche col Genoa, meglio ieri rispetto al Genoa, un Chievo-Verona molto arroccato, ha giocato, è la prima squadra che noto, soprattutto in casa, giocare in casa propria, giocare con 5 difensori davvero schierati, non in alcune fasi di gioco. La Juve che non ha Dybala, che però ha altre pedine importanti, pezzi importanti, ma chiaro, se vuoi puntare a competere, quantomeno fino a marzo, poi vincere, non si sa mai, devi avere una rosa allargata e di qualità. Douglas Costa sta facendo la differenza. Eh sì, decisamente sì. Marica? No, anche perché comunque al Chievo mancava l'attacco praticamente, mancava Castro, mancava Inglese, quindi l'unica cosa che poteva fare era proprio quella di difendersi bene confronto anche... Ma anche la spalla con l'Inter, abbiamo visto, esatto. L'atteggiamento è stato quello. Quindi insomma, mancando queste due pedine offensive, abbiamo visto come il Chievo faceva fatica a ripartire e quindi essere pericoloso in fase offensiva. Certo, ha curato molto di più la fase difensiva e in questo si è difeso molto bene, specialmente nel primo tempo, dove la Juve veramente ha calciato verso la porta pochissime volte. Il Chievo che appunto ha utilizzato un modulo molto difensivo, quindi difendendosi anche a 5 e sapendo proprio bloccare ogni tentativo di ripartenza della Juve, anche se abbiamo visto una Juve veramente poco brillante rispetto alle altre partite, però devo dire anche bravo il Chievo a difendersi bene. Finché ha retto, assolutamente sì.